Avete iniziato a fare le vostre prime prove impostando il triangolo dell'esposizione e il flash? Oggi vi insegnerò una piccola regola per rendere più facile il lavoro. Ciao a tutti e bentornati. Nei precedenti video abbiamo studiato la luce, che cos'è, come impostarla, ma adesso dobbiamo approfondire un pochettino. Questo perché dobbiamo imparare a capire come si diffonde la luce nello spazio e per farlo abbiamo bisogno di una regola che si chiama inverso del quadrato della distanza. Quando i miei allievi sentono per la prima volta il nome di questa regola, in effetti si trovano un po' disorientati, perché potrebbe anche sembrare uno scioglilingua. Ma non c'è bisogno di spaventarsi, perché cercherò di riassumerla nel miglior modo possibile e vedrete che è anche molto semplice da capire. Per farlo prenderemo come esempio due foto che abbiamo già visto nei video precedenti, dove abbiamo messo la luce a diverse distanze. In quel caso non ho approfondito più di tanto perché non volevo mettere troppa carne al fuoco, però adesso è indispensabile capire un po' di più cos'è successo. Prendiamo in considerazione lo schema luci dove avevamo un flash ravvicinato al soggetto. Con una luce così intensa sono stato costretto a impostare il diaframma a 11. La luce era bilanciata e ho ottenuto uno scatto corretto come quello che vedete. Nel secondo schema luci invece ho allontanato leggermente il flash senza variarne però la potenza, perdendo quindi uno stop e trovandomi costretto ad aprire il diaframma fino a 8. Ma cos'è successo esattamente? Quello che ho fatto è stato applicare la regola dell'inverso del quadrato della distanza, ovvero calcolare il quantitativo di luce che arriva sul soggetto rispetto alla distanza del flash dal soggetto stesso. Lo schema che state vedendo ci dà la possibilità di acquisire un concetto fondamentale per capire questa regola. Con D, infatti, si intende la distanza del flash dal soggetto, nel nostro caso un metro circa, e con I la potenza della luce. Ora fate bene attenzione alla frase che sto per dirvi. Raddoppiando la distanza della luce dal soggetto, l'intensità dell'illuminazione diventerà esattamente un quarto rispetto alla precedente. E come si traduce in termini fotografici? Vi farò un esempio con dei numeri tondi in modo tale che sarà più facile comprenderne il significato. Se ad esempio a un metro ho un diaframma 8, a 2 metri sarò costretto ad aprire di 2 stop arrivando a un valore di 4 per bilanciare la perdita di luce. Attenzione però, ho usato proprio questi numeri perché 4 non è la metà di 8, bensì un quarto, proprio perché, come sappiamo, al variare di uno stop, la luce viene raddoppiata o dimezzata a differenza se stiamo chiudendo o aprendo il diaframma. Il valore intermedio infatti è 5.6 e ne consegue che il successivo è appunto 4. Tornando quindi alle nostre foto, si deduce facilmente che lo spostamento del flash è stato di pochi centimetri, trovando una situazione mediana che mi ha costretto a variare l'esposizione di un solo stop. Inoltre, altra cosa importantissima da notare è quanto la luce tenda a diffondersi nell'ambiente. Con un flash più lontano la diffusione sarà maggiore, perché tenderà a rimbalzare su tutte le pareti dello studio. Con un flash più vicino invece il rimbalzo sarà sempre presente, ma verrà catturato molto meno dalla fotocamera, perché impostando un diaframma più chiuso l'attenzione sarà concentrata molto di più sul soggetto e la luce ambientale verrà catturata molto meno. Quindi, se avete capito quanto cambia la luce al variare della distanza, non vi resta che fare tantissime prove. Non mi stancherò mai di dirvi quanto sia importante fare tantissimi scatti per acquisire al meglio questo tipo di regole. Anche perché, parliamoci chiaro, non avere problemi durante lo shooting vuol dire avere molti meno problemi e molte meno tensioni per quanto riguarda se stessi e la modella che stiamo scattando. Mi rendo conto che questo piccolo ma basilare concetto che abbiamo spiegato oggi potrebbe essere un po' ostico all'inizio. Quindi, se avete domande, vi invito a scrivermi nei commenti. In tutti i casi sono sempre a disposizione per chiarimenti, anche da un punto di vista privato, con delle lezioni online o dal vivo, e ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarmi e di mettere un bel mi piace. Noi ci vediamo la prossima volta, un saluto dal vostro Fabrizio Pavia.